E ciao a tutti ragazzi e bentornati su Geometry Dash. Quest'oggi, che tra l'altro è sera, sto registrando molto tardi, quindi se parlerò un po' più piano capitemi. Cercherò di parlare con il microfono un po' più vicino, se magari riesco a trovarlo, alla bocca. Non so se mi si sente di più in questo momento, però scialla. Oggi andiamo a fare Impulse di Mr. Cheese Tiger. Vabbè, vi risparmio la pratica che non me ne frega un cacchio. Semplicemente ci vediamo a fail a livello completo e buona visione. Ok ragazzi, il livello in realtà non è né troppo facile né troppo difficile. È più difficile di Theory of Everything versione 2, però me l'aspettavo. Ci sono... specialmente la parte finale è molto trollosa, non so se l'hanno pensato, e lì è la prima parte un po' che deve essere rapido, le cose che non sono immediate, diciamo. Ecco, allora, questo fail io non lo accetto perché sei un pezzo di merda, sei proprio un facoshiro rigurgitato, madonna. No, 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 no. Ma cosa? No, ma stai scherzando. Che ca... no, questi bug. No, no. Ma basta. Ma perché io non ho capito perché succedono queste cose. Cioè, io ho cliccato, l'avete sentito tutti i testimoni, ho cliccato, perché il click del mouse, a differenza di qualche altro youtuber che non mette il microfono nei video, io lo metto e quindi i click si sentono perché io clicco abbastanza forte il mouse per farlo sentire proprio. Si è proprio sentito il click. Com'è possibile che non mi abbia preso il cazzo di orb? Questa... un'altra volta! Dai, click lì e comunque sì, cazzo! Sì! Ce l'ho fatta, non so come, in che modo ho esultato, ma ho esultato perché cazzo sì! Finalmente dopo forse minuti, comunque se vi è piaciuto lasciatemi un like, commentate, iscrivetevi e ciao a tutti!